L'artista ha lavorato per questa mostra in particolare, che è la sua prima mostra in Italia, su un corpus di opere che ruota intorno al cinema italiano. I started years ago photographing the Winter Olympic Games at home. I became the unofficial photographer. So I would set up my camera and photograph the curling, the skiing, the ice skating in one long exposure, just to see what all the events looked like. Later on, I wondered what's like when the plane hit the Twin Towers, the 9/11. So I went to YouTube and uploaded all the BBC, CNN, NBC footage and shot like a 4-hour picture of all the news coverage to see whether it would give me any kind of gestalt of the whole, some kind of the event, what it would look like, all that morning's news coverage in one shot. And it looked quite interesting, but not particularly interesting. And then the next logical, you know, thought was, I wonder what a whole movie would look like if I took a movie and shot it all in one shot. And ta-da! Il cinema italiano è stato scelto chiaramente perché, insomma, come omaggio alla nazione che lo sta ospitando in questo momento, e poi proprio per le sue caratteristiche di, direi, autorialità. Il cinema italiano è un cinema che comunque sia fa della fotografia, della composizione delle immagini, una delle sue caratteristiche principali, fondanti. E questo è quello che poi si riesce a trasferirsi e a creare un'immagine particolarmente interessante nel genere di lavoro che compie Schulman. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. L'opera dedicata al Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che in questo senso è perfetta perché la composizione dell'immagine con questi ritratti sempre centrati nei confronti della cineprese, eccetera, si traduce in una sorta di volto amorfo, come se fosse una sacra sindone che occupa alla perfezione l'opera nella sua parte centrale. Quindi diciamo che il cinema italiano nella sua ricerca si presta molto 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 bene al genere di ricerca che sta portando avanti Jason Schulman con queste opere. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Io non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Perché sono venuto a dividere l'uomo dal padre suo, e la figliola dalla madre sua, e la nuora dalla suocera sua. E nemici dell'uomo saranno i suoi familiari.